Molti si vantano di aver democratizzato la tecnologia, ma non sempre allo slogan corrisponde la realtà. A Opel, però, gliene va dato atto, nella storia come nel presente. Una democratizzazione che, per di più, ha il pregio di passare attraverso qualità e concretezza tipicamente tedesche. Tutte doti che il gruppo PSA, di cui Opel fa parte, non intende affievolire. Le ritroviamo anche sulla nuova Grandland X in versione ibrida. Le caratteristiche principali del nuovo Grandland X Hybrid 4 sono l'autonomia di 59 km in modalità elettrica, la trazione integrale e una potenza di sistema di 300 cavalli. Grandland X Hybrid è adatto per qualsiasi cliente. L'autonomia di 50 km copre praticamente tutte le necessità quotidiane. Per viaggiare nel fine settimana o percorrere distanze più lunghe è presente il motore benzina che permette di utilizzare il veicolo senza limitazioni. Con Grandland X Hybrid 4 abbiamo un prodotto assai convincente. Si tratta di un prodotto che risponde alla maggior parte delle necessità dei clienti. Mostra infatti un gruppo motore a trasmissione sofisticato, estremamente sviluppato, che unisce il meglio del meglio. Ha un motore termico con un propulsore molto avanzato, un turbo 1,6 litri con belt generator starter, un generatore che riavvia il motore in modo molto piacevole e morbido. Poi abbiamo gli altri motori. Insieme al serbatoio da 34 litri, questo sistema permette di avere eccellente autonomia e flessibilità, risolvendo così l'eventuale timore di restare bloccato di chi acquista un'auto elettrica. D'altra parte, questo prodotto monta anche una motorizzazione elettrica, un motore anteriore e un motore posteriore abbinati a una batteria agli ioni di litio da 13,2 kW, che ci permette di offrire un'autonomia elettrica di 59 km, più che sufficiente per oltre l'80% delle situazioni d'uso dei nostri clienti. Se si vuole percorrere una distanza superiore, è ovviamente disponibile il motore benzina che permette di cancellare la paura di restare bloccati. Con l'introduzione di Grandland X Hybrid 4 offriamo ai clienti anche due app. C'è l'app My Opel, una app molto comoda che consente di controllare il livello di carica delle batterie e di farlo online, e anche di programmare la ricarica della batteria. E inoltre è possibile procedere in anticipo al condizionamento della vettura. L'altra app, che sarà molto importante per i nostri clienti, è l'app Free to Move del gruppo PSA. Con questa app il cliente può accedere subito a oltre 125.000 stazioni di ricarica in tutta Europa. In Opel ci siamo impegnati a mettere la tecnologia a disposizione di tutti. Lo slogan è Opel democratizza la tecnologia e anche Opel diventa elettrica. Il percorso di Opel verso l'elettrificazione è iniziato a giugno dell'estate scorsa con l'inizio delle vendite di Corsa E e prosegue con Grandland X Hybrid. Grandland X Hybrid è nelle concessionarie, Corsa E seguirà nel secondo trimestre, poi arriveranno Zafira e Vivaro e a fine anno giungerà sul mercato il successore di Mokka, anche in versione elettrica.